La San Diego Comic-Con è ormai agli sgoccioli. Tanti annunci sono stati fatti, bombe, rivelazioni, trailer, anteprime e molte notizie avete letto su badcomics.it, quindi abbiamo tutti gli elementi a disposizione per decretare la bad news e la good news della settimana. Salvo bombe dell'ultimo momento, ma queste le vedremo in futuro. Per la bad news, però, non entriamo ancora in territorio San Diego, anche perché lì di solito vengono svelate tante belle cose, quindi non è territorio da bad news. La bad news, infatti, ci arriva da Twitter, dal profilo di Gail Simone, che ci ha rivelato un progetto che purtroppo è fallito. Un progetto che coinvolgeva tre grandi autori che avrebbero dovuto realizzare una testata antologica dedicata a Shazam. Questo progetto è stato presentato alla DC Comics, che però sembra non averlo gradito a sufficienza da farlo realizzare e farlo arrivare sugli scaffali. In questa testata sarebbero dovute comparire tre serie: Capitan Marvel, scritta da Mark Waid, Junior, scritta da Grant Morrison, e Mary Marvel, appunto scritta da Gail Simone. Ed è un peccato, innanzitutto perché i tre nomi coinvolti hanno scritto storie interessantissime, quindi se evidentemente avevano una proposta di questo tipo c'era del materiale interessante da sviluppare. E inoltre è un peccato perché il personaggio di Capitan Marvel, amichevolmente conosciuto come Shazam, non lo vediamo in una sua testata regolare ormai dal 2008. Lo vediamo regolarmente nelle storie DC, nei grandi eventi, nelle avventure della Justice League, ma non è più il protagonista della sua serie ormai da più di 6 anni. Proprio in quel periodo avevamo visto anche La Società dei Mostri del Male, la miniserie scritta da Jeff Smith, una interessante reinterpretazione del personaggio, seguita da Billy Batson e la magia di Shazam, una serie dedicata agli spettatori più giovani, ma non per questo meno interessante, anzi molto molto gradevole, anche dal punto di vista grafico. Il personaggio in questi anni è stato sviluppato, di certo non è stato lasciato a fare la muffa, però un ruolo più di rilievo se lo meriterebbe, visto che il personaggio è interessante, ci sono state ottime storie di Shazam. Forse la possibilità per rivederlo in un ruolo di primo piano sarà la sua versione live action. Voci di corridoio lascerebbero intendere che Dwayne Johnson, alias The Rock, interpreterebbe proprio Shazam in un film di futura uscita nelle sale. Chissà, di sicuro Capitan Marvel si merita un rilancio degno di questo nome. Noi lo aspettiamo. Ma ora presto, passiamo al grande evento di questa settimana, la San Diego Comic-Con. Annunci, autori, panel che abbiamo seguito per voi. Potete andare anche a curiosare con i video esclusivi e le foto che ha fatto Bad Taste per voi. Ma la good news è una sola e una ne potevamo scegliere. Quindi, che cosa abbiamo scelto? Qual è l'annuncio più importante fatto alla San Diego Comic Con? Beh, abbiamo scelto la serie Marvel dedicata a Star Wars. La Marvel ha acquisito i diritti di Star Wars, questo lo sapevamo, ovvero, o meglio, quel grosso colosso composto da Disney, Marvel, LucasArts e chi più ne ha più ne metta. Beh, ora finalmente usciranno delle serie regolari pubblicate dalla Marvel. Beh, questo annuncio era nell'aria, però finalmente c'è stato. Si sapeva già che la Disney aveva fatto piazza pulita eliminando tutto ciò che era il passato Expanded Universe. The time has come. Execute order 66. E perciò ora c'è un grande foglio bianco nell'universo a fumetti di Star Wars, tutto da esplorare. Si comincerà a inizio 2015 con tre testate che esordiranno rispettivamente a gennaio, febbraio e marzo, e i nomi coinvolti sono molto, molto, molto interessanti. La serie principale di questo nuovo universo a fumetti si intitolerà Star Wars, ovviamente, e sarà scritta da Jason Aaron, con i disegni niente po' di meno che John Cassaday. Sarà ambientata subito dopo la conclusione del primo film, episodio 4, Una nuova speranza, e vedrà Luke, Leia e Han Solo affrontare Darth Vader, che è ancora vivo, lo sapevate, colpo di scena! È interessante perché tutti i fumetti di Star Wars che saranno pubblicati dalla Marvel a partire dal 2015, cominceranno alla fine di episodio 4, quindi è come se facessimo un salto indietro nel tempo per riscrivere l'Expanded Universe, come se tornassimo negli anni 70, dei lettori di quelli che sono i fumetti paralleli ai film. La domanda è come questo si potrà integrare con l'universo cinematografico di Star Wars ormai prossimo. Episodio 7 e gli spin-off di Star Wars inizieranno a uscire al cinema tra pochi anni. C'è una linea temporale di Star Wars molto vasta fra prequel, sequel, storie parallele. Quindi ci sembra improbabile che i fumetti Marvel racconteranno solo di quell'epoca, però è interessante notare
come siano voluti partire dalla base, dallo zero, là dove tutto è cominciato. Oltre allo Yin ci sarà anche lo Yang, lato chiaro e lato oscuro della forza, con la serie Star Wars Darth Vader, scritta da Kieron Gillen con copertine di Heidi Granov, quindi i nomi importanti si moltiplicano, e che si focalizzerà su Darth Vader e come cercherà di prendere il controllo delle truppe dopo la sua prima sconfitta. Quindi cronologicamente parallela alla serie Star Wars, mentre a marzo sarà il turno di Star Wars Princess Leia, scritta da Mark Waid e disegnata da Terry Dodson. A differenza delle due precedenti testate, questa sarà una miniserie, non si sa ancora di quanti numeri, ed esplorerà le conseguenze della distruzione di Alderaan, come si sente la principessa Leia dopo la distruzione del suo pianeta natale, non penso bene. Quindi sempre subito dopo la conclusione di episodio 4. Detto questo, da Bad Comics vi salutiamo. Sapete, la copertura della San Diego Comic Con è stata leggermente impegnativa. Sono un po' stanchino. Ma noi non ci fermiamo, quindi rimanete collegati, continuate a visitare badcomics.it perché nei prossimi giorni ci sarà un po' la coda del San Diego Comic con gli ultimi annunci, le interviste, le conseguenze degli annunci che sono stati fatti in fiera e vi daremo anche tutti gli aggiornamenti che ci saranno sulla versione a fumetti della saga spaziale creata da George Lucas. Quindi Bad News e Good News vi dà appuntamento a domenica prossima e badcomics.it è pronta per la missione spaziale.